Con Fibra di Aruba puoi inviare e ricevere chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e cellulari nazionali attraverso un telefono tradizionale, un cordless o un PC. Basta attivare il servizio aggiuntivo Telefonia Fissa. Grazie alla tecnologia VoIP puoi effettuare conversazioni con qualità analoga a quella della rete telefonica tradizionale, ma sfruttando la connessione internet. Se hai già un numero telefonico, lo puoi portare in Aruba, altrimenti attiverai un numero con il prefisso della tua città. La linea include anche il servizio di identificazione del chiamante. Puoi acquistare telefonia fissa in fase di primo ordine della Fibra di Aruba, scegliendo un'offerta che lo include, o acquistarlo come servizio aggiuntivo anche in un secondo momento attraverso l'area clienti. Se hai scelto il router Wi-Fi Aruba a noleggio, l'attivazione è un gioco da ragazzi. Non devi fare nient'altro che aspettare l'email di conferma. Il tuo dispositivo si configurerà da solo. Se hai scelto di usare un router di tua proprietà, puoi configurarlo facilmente con i parametri che puoi visualizzare dalla tua area clienti, accedendo a customerarea.aruba.it. E selezionando il tab Fibra, infatti vedrai numero di telefono, codice di portabilità, che non userai mai se ti trovi bene con Aruba, URI, cioè il valore da inserire nel router quando ti viene chiesto il nome utente, lo username o l'authorization user, password. Infine, sono indicati domain, registrar, realm e server proxy, che sono sempre sip.messagenet.it. Se il tuo router te lo chiede, inoltre puoi indicare impostazioni di connessione o tipologia protocollo IPv4, transport protocol TCP/IP, media protocol RTP/AVP. Solo se telefonia fissa è già incluso nel profilo di Fibra di Aruba che hai scelto, ricordati di andare in area clienti, selezionare il tab Fibra e cliccare il pulsante Attiva nella sezione telefonia fissa. Se l'hai scelto come servizio aggiuntivo, questa operazione non è necessaria. Il più è fatto. Ora devi solo collegare un telefono alle porte del router e cominciare a chiamare chi vuoi. Se hai qualche dubbio sul collegamento di un telefono, consulta la versione testuale di questa guida per qualche consiglio.